In questo video voglio parlare di un progetto in cui ho investito e in cui sono in perdita di circa 8.000 euro, fare un'analisi, darmi un feedback e spiegare quali sono i miei next step. L'obiettivo di questo canale è far conoscere il mondo del Web3 Gaming, che a volte è fatto di vittorie ma altre volte di sconfitte. Non mi piace nascondere le sconfitte, anzi mi piace mostrarle perché penso si possa imparare molto ed è un ottimo esercizio anche per me per diventare più bravo ad analizzare i progetti. Mi raccomando, anche voi se volete migliorare senza potenzialmente spendere un centesimo, potete iscrivervi al canale dove troverete tanti casi studio positivi e negativi sul Web3 Gaming ed entrare anche nel server Discord di Web3 Gaming Italia dove troverete altri appassionati del Web3 Gaming italiani. Il progetto di cui sto parlando è Farcana, ne avevo parlato il 12 dicembre 2023 perché stavano per lanciare un free mint di 777 pezzi. La qualità del gioco è molto alta, ha un team di più di 100 persone e hanno anche l'headquarter a Dubai, quindi secondo me viene anche finanziato dai soldi arabi. Il free mint è stato ovviamente gratuito per chi era in possesso della whitelist, quindi della prevendita, ma le prime vendite sul secondario venivano fatte a 0.7 Ethereum, quindi circa 1500 euro. Sono arrivate anche a 1.5 Ethereum, ma dopo si sono stabilizzate attorno all'1 Ethereum, che per essere una collezione da 777 pezzi, secondo me è piuttosto onesto. Dopo aver ricevuto 19.000 euro di airdrop a dicembre, come spiegato in un video e vi lascio il link in descrizione, stavo andando a caccia del nuovo airdrop perché c'era molta hype e le mie scelte ricadevano su Overworld, che è una collezione di cui ho parlato su questo canale, dove la mia media prezzo è 1.75 Ethereum e ad oggi il floor, il prezzo minimo, è 1.1, quindi sono anche in perdita su quello. Al secondo posto c'era Skyborn, che sono in pari, e il terzo era Farcana. Con 777 pezzi mi aspettavo un airdrop da almeno 1000 euro, perché 777 pezzi per 1000 euro siamo sui 770.000 euro di airdrop e non è impossibile per un progetto che sta raccogliendo fondi e che vuole creare hype. Ma una cosa da notare, che secondo me è negativa, è il creator earnings che troviamo su OpenSea, che nel caso di Farcana era lo 0%, quindi tutto quello che avrebbero airdroppato ai possessori di questi NFT sarebbe stato di tasca loro e non dalle royalty ricevute dalla collection. Perché se ci pensate, se dal trade di questi 1000 Ethereum che hanno generato avessero preso il 7%, ipotizzando, abbiamo 70 Ethereum da spartire, che sono 150.000 dollari, che per 700 NFT sono circa 200 euro di regalo ai possessori degli NFT. Invece, avendo 0% royalties su questa collezione, magari non sono neanche troppo incentivati a pushare. E quindi secondo me questo è un piccolo segnale negativo. Poi la mia collection preferita del Web3, che è The Borderless, come spiegato su questo canale più e più volte, ha lo 0%, ma ho parlato con il team e dicono che non hanno bisogno di fondi, però sanno molto bene le aspettative degli holders, quindi probabilmente daranno un buon airdrop. Però queste sono speculazioni personali, ovviamente non è un consiglio di investimento e possiamo tornare a Farcana. A circa un Ethereum ho deciso di comprarne due perché il prezzo era abbastanza stabile tra gli 1.2 e gli 1.4 e aveva fatto più volte su e giù, quindi un Ethereum mi sembrava un buon prezzo di entrata. Poi è arrivata la fatidica scelta di comprarne altri 3 a circa un Ethereum per due motivi. Il primo, non lo nego, è per andare a caccia di questo airdrop, e il secondo è che su Discord avevano annunciato una collezione NFT free mint da 333 pezzi, quindi supply bassissima, su Bitcoin. E ad inizio gennaio, con l'hype dell'ETF su Bitcoin, questo è l'anno dell'halving, mi era piaciuta molto come narrativa e quindi volevo averlo a tutti i costi. E vi faccio vedere brevemente che il 23 gennaio avevano annunciato che 38 whitelist spot di free mint sarebbero stati distribuiti tra gli holders. E io, essendo entrato sul Discord nel reparto degli holders, perché già ne holdavo due, ho visto che c'era qualcosa come 100 persone che partecipavano. E quindi facciamo il caso, circa 40 persone avrebbero ricevuto la whitelist su 100, abbiamo una possibilità su 2.5, quindi abbiamo un 40% di vincere. E già con due NFT ero abbastanza tranquillo, ma ho detto, se ne compro di più posso avere più possibilità, anzi quasi matematicamente sono sicuro. E quindi che cosa ho fatto? Ne ho comprati altri 3 a circa un Ethereum, arrivando a 10.000 euro di spesa, ma mi sono detto, 333 pezzi su Bitcoin, anche solo se arrivano a 1.000-2.000 euro l'uno, mi piace.
pace da avere come NFT e da possedere, e sarebbe stato gratis. Ma sono stato sfortunato perché su 5 NFT, pur avendo il 25-30% di vincere per ogni account, non ho vinto la whitelist con nessuno e quindi mi sono perso questo free mint. Quindi alla fine non solo non ho vinto l'NFT su Bitcoin da 700-800 euro, che anche solo con quello sarei stato contento ovviamente, ma anche l'airdrop che hanno annunciato per questa collezione equivale a 20-50 euro per NFT, e quindi tutti si sono arrabbiati, hanno dumpato gli NFT sul mercato e oggi valgono 0.3 ETH dopo averli comprati a un Ethereum. Ma questo ha scaturito dei feedback e delle considerazioni che sono veramente molto utili per me e quindi ci tengo a condividerle con voi. La prima considerazione è che finché non vendo non sono in perdita di questi 8.000 euro, perché domani mattina se una whale, quindi una persona molto ricca, decide di comprare 100-200 NFT fino a che arrivano a 2 Ethereum, io ho ancora quegli NFT e poi li potrò vendere ad un prezzo più alto. Quindi credendo nel lungo termine di questo progetto, che tra poco spiegherò, tendo a non venderli in questo momento. Secondo punto è che ho diversificato, non è che avevo 10.000 euro e li ho messi tutti su un progetto. Quello secondo me è sbagliato. Ho allocato una percentuale del mio portfolio su questo progetto in cui credo e l'ho messa lì, consapevole del fatto che poteva andare a zero e comunque i miei investimenti continuavano ad andare avanti e che questo non avrebbe compromesso le mie attività o la mia vita. Che sembra esagerato, ma il terzo punto parla proprio di questo concetto di investire quanto sono disposto a perdere. Non importa che sia 1, che sia 10, che sia 100 euro, ma quando investo considero di non averlo e quindi non sto tutta la sera a controllare il prezzo dell'NFT, se scende di 50 euro mi metto su Discord ad arrabbiarmi come fanno molti, anzi mi assumo le responsabilità, guardo i feedback e mi muovo alla prossima mossa. Perché se sono così tanto coinvolto emotivamente vuol dire, dal mio punto di vista, che ho investito troppo. Quarto punto è che sì, credevo nella narrativa airdrop, ma credo anche nel progetto lungo termine. Questo progetto ha ricevuto 10 milioni di fondi, ha la supply bassa, ha un team che lavora ed è doxato per questo progetto. 777 pezzi sono veramente pochi e quindi potrei anche pensare di comprarli a questo prezzo, 0.3 Ethereum nel momento in cui registro, per mediare un po' il prezzo di ingresso. Ricevendo quei 10 milioni di fondi rientrano nella categoria di progetti che mi piacciono e che riescono a sopravvivere dal mio punto di vista fino alla prossima bull run, che sarà entro 1-2 anni, e nessuno si ricorderà di questo flop iniziale, ma guarderanno la narrativa gaming, guarderanno il team che c'è dietro e il prodotto, e questo potrebbe generare veramente una speculazione incredibile. E questo è fondamentale secondo me, perché io non faccio trading di NFT dove compro basso e vendo alto, ma se li compro è perché credo nel loro progetto a lungo termine. Potrei investire in qualche progetto che so che pamperà e venderlo dopo 2 settimane, ma non è quello il mio obiettivo è quello di investire in progetti che stanno costruendo qualcosa di figo e che arriveranno al grande pubblico. Come ho spiegato nella mia tesi di come diventerò con il Web3 Gaming, e vi consiglio di andarla a guardare, oppure nel video di come arriveranno 100 milioni di persone nel Web3 Gaming nei prossimi 2 anni. Mentre scegliete quale guardare, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.